sembri che questo tuo amico fra mezz'ora lo vediamo, mezz'ora lo vediamo e non arriva mai qua. Dove questo cazzo sta? È possibile che tutte le volte ripeti le stesse cose? Il Brasile ti ha dato la testa. Guarda invece questa robina. Non ti ispira una bella poesia? Guardala qua. Questi culi che parlano, che cantano, sì. Oh, ci vogliamo sbrigare, sì o no? C'è il nuovo Petrarca, sembra che ti parlino. Questi non parlano più, parlavano una volta. Guarda questa Leopardi, ascolta, senti che poesia. Silvia, rimembri, bella culona. Ma uè, Pirlo, ma come ti permetti? Hai visto? E ben ti sta. Per forza, una ne hai trovata, ed è pure milanese, la solita cosa. Scusa, è stato lui che... Guardali, guarda che cantico, Giacomo Leopardi, anche questa. Senti, Leopardi, Bergonzelli, Bergonzoni, toglimi una curiosità, ma tu sei veramente mediatore di calciatori o no? Non si vede che sono. Come io ho conosciuto Cristoforo Colombo, l'avvocato di Falcao, e quello è leggermente diverso, è più credibile. Beh, lui veste più classico... Non è che tu invece di fare il commerciante di calciatori fai il commerciante di culi? No, per sapere così no, io me ne vado. Non ti preoccupare, Gigigno, ho le mani in pasta dappertutto. Vamo. La donzelletta vien dalla campagna e la chiappa si bagna. La rima baceta. Canà, vamos. Stavo recitando il passero solitario. Azzo. Non ce la faccio più. Mi sento sconocchiare gli aluci dei piedi. Tra poco siamo arrivati. Non c'ho mica più vent'anni io. M'hai fatto fare 18 km di spiaggia, ma guarda che raccolta di poesie. Ma che me ne frega me? Se te le fregasse invece non ti accorgeresti di camminare. La donna ti aiuta a tenere in palla. Ah. Ti tiene in palla, eh? Dottor, mi manda Gigigno. Voi cercate a lui. Sì, ma parli bene l'italiano, insomma, si fa per dire, ecco. Sono mezzo figlio dei migranti. Papà è venuto qui a fare fortuna. Ah, proprio. Diciamo che sta girando intorno alla fortuna, ecco. E l'altro mezzo? L'altro mezzo mamma è brasiliera, preta pura. Agora, se volete trovare Gigigno, mi deve indarmi il cruzeros. Ecco qua. Ci pensa... Mille cruzeros. Avanti. A testa. A testa? Claro. Claro, no? Claro, sì. Ma tu sei sicuro che sei figlio di emigrante? Sicuro. Agora voi dovete andare al suo scrittore a Santa Teresa. Ma non è facile trovarlo. E allora come facciamo ad andarci, scusa? Se mi date 5.000 cruzeiros, vi si porto io. A testa? Sì, è claro. No? È claro. Sì, è claro. Io ho scoperto che tu non sei né figlio di emigrante, né figlio di preta pura. Tu sei proprio figlio di puttana, nato. Claro. Andiamo, va. Uè, io! E non credere, claro? Ah. Oh. Certo che questo tuo amico ci avrà le mani in pasta dappertutto, ma puntualità zero, eh? Dunque, è questo il suo scrittorio? Il suo scrittorio è tutto rio. Un dia praia, un dia maracanà, un dia coccovado. Senti, coccovado, com'è che adesso improvvisamente parli brasiliano tu? Perché sono mezzo migrante e mezzo brasiliano. È mezzo e mezzo, sì. Un servizio! Un servizio! Lo stai facendo tu un servizio a me, non c'ho speech, come si fa? Brigate! Brigate ma freghe! Credito, questo è più che un tram, mi sembra un po' una discoteca, mosso! Ti presento le mie scarottine! Guardi che spalle! Mira! Soltanto slaureata! Oh, questa è una bella università, Le prenderei in esame io! Ti presento il signor Canà! Molto presente! Brigato. E adesso che si fa? Oh, vamos! Vamos! Qua si dice sempre vamos, ma dove vamos? Vamos a travagliare! A traballare! E per traballare qua si traballa molto!